tutti ragazzi, bentornati nel canale Gioco di Xvapo. Oggi siamo qui a fare Fruit Lovers. By Super Flavor. Benissimo ragazzi, Fruit Lovers, linea di tre liquidi basati su smoothie. Giacone, cosa sono gli smoothie? Sono i frullatini. Ok. Di tutti frullatosi. Di frutta. Innanzitutto salutiamo Francesco e Davide di Superfero. Frullato di frutta, no? Frullato di frutta. Non è un frullato, frullato, fruttato. Va bene, dai. Fate un po' come cazzo volete. I frulluti. Orange, purple e yellow. A calci prendiamo. Allora abbiamo orange, purple e yellow. Allora, noi partiamo con orange. Fai un po' quello che vuoi, tanto una... Orange, purple, yellow. Ma no, ma sono piccoli. Orampello. Li ho scambiati. Vaffanculo. Guazza americano. Allora partiamo da yellow. Pesca, melone, fragola. Lui è Jack. Pesca, melone e fragola. Pesca. Ah, allora i fruttati mi piacciono. Pesca. Ci piacciono a me, te. Pesca col melone e esce una fragola. È un. Un po' odore di. Sodomizzatore per ambiente. Un po' di culo questo. No, mica. Abbiamo di nuovo l'arnese che sa di. Dead Rabbit. C'è il melone qua? Sì. Allora c'è il melone, lo sento il melone. Melone, però vero, melone arancione, cioè quelli che mangiamo noi qua. Melone arancione, perché? Sì, quando lo apri è arancione dentro. Che colore è? Arancione? Quasi. È arancione. Praticamente è solo melone. Ma melone bello, però. Melone, melone maturo. Quando lo tagli e senti quella cosa lì. Che arancione. Ovviamente sono ice perché sono ispirati a frullati freschi. Fatti con ghiaccio. In aspirazione sentite molto bene la pesca. Poi il melone, la fragola io non la percepisco. Togli il coso. Madonna. I want ice. No. It's getting bright. X. Mi dispiace. Non sento gusto. Tutto fresco. Scusatemi. Ma tanto fresco, sarà che non svappo da un cloud o da flavor. Io praticamente sento l'ice con anch'io. Qualcosa di dolcino, ma. Anch'io, stessa cosa. Sono parecchio ice. Parecchio tanto. Sapore niente, ice. Sarà lato magari, probabilmente. Ice puro io sento. Ice puro. Che anch'io. Cazzo ti devo dire io? Riproviamo. Meno ghiaccio dovete mettere. Riproviamo la vitella. Più ice. Non mi fanno più. Che proprio è un freschino, c'è un dolcino. Le passa a misura. C'è un dolcino c'è un dolcino, sento, ma non sento un gusto, io non sento niente. Non sento, solo una botta di ice e basta. Io il mio voto è non lo prenderei mai. Non posso dare un voto perché non è per me una cosa così. Non sento il gusto, sento solo il ghiaccio. Io. Come fai a dargli un voto? Non lo so. Sono parecchio perché comunque sono frullati combinati col ghiaccio. In aspirazione sento la pesca, sento il melone, ma la fragola no. Passiamo al purple. Non do voto io, mi astengo, non sentendo gusto. Purple che cos'è? Purple Explosion, c'è scritto. Purple sono frutti neri, ovviamente. Neri. Sì, quindi. Rives. Mirtillo, ciliegia e lici. Lici, va bene, proviamolo, dai. Allora, ok, avete capito, no? Giusto. Sì. Allora, all'olfatto io sento molto bene il lici. Il lici, addirittura. Il lici lo sento molto bene e ci sento un po' di mirtillo. Allora, l'aspirazione si sente molto bene il mirtillo, anche questo è parecchio ice. Anche nell'aria il mirtillo si sente. Mirtillo. E un po' di lici sento anche. E anche la ciliegia. 7.5. Questo 7, preferisco più l'altro con la pesca e il melone. Adesso qua la frutta si sente. È meno ice rispetto a quello di prima. Meno, strano, di solito. E si sente comunque il misto di frutti. Io qua lo sento. Tutti i frutti. Diciamo che
un 6 per l'ice, ma un bel 7,5 per il, la parte fruttata. La parte fruttata, mi piace, questo mi piace. Questo è buono, però è sempre troppo fresco per i miei gusti. Molto mirtilloso. Si sente quel mistone di frutta. Io li sento bene. C'è anche un po' di ciliegia, la sento. La ciliegia anch'io la sento. Però è meno fresco dell'altro, questo qua. Sempre sarà... tantissimo fresco, c'ho già la gola. Fisherman Friends. Sei anch'io per... anzi no, non do voto per l'ice, per il gusto c'è mezzo, dai. Cioè... Passiamo all'orange. Sono cattivo. Che dovrebbe essere? Mango, dragon fruit e mandarino. Questo ho parecchie aspettative. Dragon fruit anch'io. E mango. Stavolta lo proviamo in single coil dell'abita. Sì, allora il fatto si sente l'odore dei tre frutti mischiati insieme. Io percepisco più la parte di mandarino. Buono, questo qui è. Poi spero anch'io che sia. Al naso devo dire che sono tutti molto fedeli, Schizzero. Scusa. All'odore proprio, sono proprio fedeli. Questo è molto molto buono perché la parte di mandarino. In aspirazione avete il mandarino e poi il mango. Questo mi è piaciuto tantissimo. Io questo gli do un 9. 9 perché la parte di mandarino è veramente spettacolare. Sì, anche qua il mandarino, anche un po' di buccina il mandarino. Sì, ma cosa c'è dentro? Mango, dragon fruit e mandarino. Principalmente sentite il mandarino e il mango. Troppo veramente ice per me, ma è veramente una cosa fedelissima al mandarino. Cioè sembra proprio... un liquido così non l'ho mai sentito, al mandarino. Sì. Il mandarino qua si sente proprio bene. Ed è veramente eccezionale. Sì, io sento solo quello però, Poi sicuramente qualcosa dentro c'è, non riesco a riconoscerlo io, però... è mandarino puro con un bordello di ice. Per il mandarino io gli do 9 perché è praticamente uguale, identico. Per l'ice non voto perché... mandarino perfetto, Il mandarino è veramente buono. Mai sentito e fedeltà. Ti rimane il dolce del mango e del dragon fruit soprattutto. Io il dragon fruit non lo sento. Sento la parte di mango dopo il mandarino. Io sì, il dragon fruit lo sento, meno il mango, più il dragon fruit. Come l'altro, 6 e 7 e mezzo. Io qui gli do un 9 perché mi piace veramente tanto. L'orange ve lo consiglio vivamente perché è veramente spettacolare. Lo consiglio anch'io perché... se piacciono i freschi fruttati al mandarino, sì. Credo che sia uno dei liquidi più fedeli che abbia mai sbappato. Al mandarino. Cioè, perché veramente sa proprio di mandarino vero, Cioè, non è un mandarino bevanda, mandarino chimico, mandarino. Proprio sembra organico. Sì. Proprio buono. Spettacolare. Per il mandarino, poi per l'ice, sapete. Provateli, scriveteci sotto nei commenti se volete, se no fate quello che volete, tanto è uguale. Iscrivetevi al canale, seguiteci su tutti i social, trovate sotto in descrizione. Sì. E con l'ultima svapata di Stefanello, ci vediamo al prossimo video. Va bene, ciao.